Wow, fermi tutti. Cosa sta succedendo qui? Facciamo un passo indietro prima. Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Oggi siamo a Milano, al velodromo del Parco Nord. Gregorio Magrini, la coppia di Eurosport, ci ha lanciato una sfida. Sì, e tutti presenti in queste condizioni, Giorgio. Calza maglia, maglia invernale, la panza. Hai messo sui 5 kg che avevi perso in 6 mesi, in 20 giorni di viaggio di nozze. Falla a te, 3 settimane lì, inclusive. Disastro, vabbè, comunque, esatto, dai, andiamo che ci stanno aspettando. Andiamo, dai. Calma, ragazzi. Non sapevo neanche dove era sta pista. Muoversi. Va bene. Qua che dobbiamo fare il briefing. Va bene, con calma. Non so. Oh, allora? Allora? Sono pronti? Noi eravamo pronti per farla in salita. No, in sono teoria. Contento che avete accettato la sfida, però siete veramente dei farabutti. Non so di chi sia la colpa. Ma perché? Alan, è tutta l'estate che mi preparo Mont Ventoux, Montepenice, Mottarone. Lo so, però per me andava bene anche in salita. Cioè, non è che se sei contador che la colpa non è di nessuno. Io metto le mani avanti perché in pianura. Qua ci ha messo lo zampino il magro. Sì, cosa devo dire? Che arrivo da 3 settimane di viaggio di nozze, braccialetto l'inclusive, alcol, cibo. Sono tornato in tripla cifra, sono qua che esplodo. Sul quintale. Allora io sfido Giorgio. No, piano. Intanto ho notato una cosa, un piccolo particolare. Magro, tu hai una bici, mi sembra abbastanza massiccia. È sporca. Questa qui è un'e-bike, questa è proprio la classica e-bike da strada, cioè corriamo adesso, non so. Perché non si può? Direi che non lo so. Ragazzi, scusa, c'ho la pancia. Lo vedi, no? Si vede la pancia, no? Va bene. Allora, quindi, due infarti. Due? Un defibrillatore, perché c'ho anche. Sono tutto batteria. E la carta d'identità non è più. Poi 65 anni, oh. Che volete? Quindi batteria qui, batteria qua. Però poi alla fine, cioè, non è che l'hai sbloccata, va. No. Va normale, mi bike 25. No, 25 all'ora. No. Quindi fai poco. Ma cioè, qua guarda, non serve. Giusto un aiutino. Non serve, solo in salita questa mi serve. Ah. Perché. Salita magari, ma visto che allora, non c'è... Allora va bene. Allora facciamo una sfida di velocità, due coppie, ci sfidiamo su due giri. Prima semifinale, io contro di te. Seconda semifinale, Giorgio contro pesi massimi. Ah. Se andiamo in finale noi due, la sfida è già vinta, tutti a casa, andiamo a mangiare, bene. Cioè... Magro, conto su di te. No, conto su di te, cioè voglio dire... Perché cane vecchio sa. Cane vecchio sa, intanto battimi questo... Questo. Lo scalatore, però. Io non la speranza. Non si sa mai. Alan al mestiere, dai, un vecchio volpone. Sì, è tranquillo. Vabbè, ci provo. Dai, facciamo il briefing. Facile. Sì, ma non ti credere. Vabbè. Dai. Vi temiamo. Allora, anche noi andiamo a fare le nostre tattiche. Andiamo nel bosco. Giorgio, questa per noi è una semplice formalità, cioè, Gregorio è uno scalatore leggerino. Ma sì, ma poi col magro, dai, lo vedi che... Te, il magro, sì, ma poi... No, ma se si ferma a 25 all'ora, passati 30, basta. Dove va? Cioè, non ha neanche un beneficio, ripossiamo di là tutto. Vado io col magro, ora cioè, che... No, cerca di non umiliarlo proprio. No, dai. Magro, vabbè, in salita avrei seguito l'istinto e la fantasia. Dammi qualche consiglio, non so cosa fare qua. Due giri? Cosa faccio con Alan? Marangoni, ora te lo spiego. Marangoni... È sempre stato un brocco in pista, te lo dico, cioè non ha mai fatto niente. Che paura hai? Un giro di controllo, secondo giro è volata. Non sarà troppo lunga, perché sono 500 metri. No, anche perché sennò poi arrivo troppo staccato, meglio... Lo devi sorprendere prima dell'entrata in curva, gli parti secco, stai largo, su in alto, un po' più in alto. Pam, fai giù così. Prendi l'abbrivio e vinci facile. Non c'è guarda, secondo me... Finale fra di noi? Secondo me sì. Dai. Quella giusta, va bene. Tranquillo, Giorgio. Ma sì. Andiamo. Alan Marangoni. Maranga. 35. 84 kg. Canyon Ultimate. Giorgio Brambilla. Brambo. 31 anni, 100 kg dopo la luna di miele, Pinarello Dogma F12. Luca Gregorio, Greg, 38 anni,
75 kg. De Rosa. Riccardo Magrini. Rick Van Magren, 65 anni a dicembre, 106 kg. Pinarello Nitro. Io già vedo una roba che non... cioè, dove va? Gli ho detto di stare a ruota, no, e, si me... e si vedi. Mette a fianco. Alan, bravo. Si... No, stanno fianco a fianco. Fa una prova di forza, voglio vedere chi rallenta prima. Non mi dà retta. No, non esiste, via, non c'è. Non... Però è nella parte alta, eh? La parte alta della strada, Greg e Alan dietro, non gli fa neanche il punto d'appoggio. Ma io Alan, dico... Alan ha superato. Sta bravo. Dietro, Alan, dai! Bravo! Alan, stai dietro! Bravo così! Non ridere! Cosa ridi? È una corsa! Ride. È troppo intelligente Marangoni, dai. Adesso sei bravo, lasciai un po' di punto d'appoggio. Poi sì. Lo salta. Adesso parte. Ecco, gli ho detto, parti prima della curva. Ah, addirittura all'esterno. Prova di forza. Grande Maranga! Grande! Bravo Alan! Ride! Perde e ride! Tranquillo Giorgio, io non sono neanche arrivato al medio, cioè, però magari l'ho umiliato un po' troppo, tu cerca di... Sì, facciamo una roba un po' più tranquilla. Tienilo là, saltalo lì, cioè, l'ultimo momento, capito bene, Giorgio? Bene, dai, sì. Tranquillo, dai che prendiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Dai Magro, portaci in finale! Allora, Giorgio è più veloce, comunque è un corridore di peso anche... Il Magro è di peso, però penso sì, che non sia. Ma l'esperienza, come ha giocato a tuo favore, caro Alan, nei miei confronti. Dici che potrebbe anche... Magro già dietro. Magro già dietro, sta controllando, non c'è niente da rischiare in questo momento. Giorgio sicuramente non partirà lungo. Vuole fare una volata corta. 100 metri? Sì, cerca di fare una volata corta, non vuole esagerare. Ma va bene così. Poi il Magro aveva delle sparate clamorose. Quel colpo sì, lì non si perde, sai, non si perde. Un po' giù di tono adesso, sinceramente. Vabbè. Sta cercando questi di sono i trucchi del mestiere, sta cercando i giochetti, di innervosirlo, Guarda, e Giorgio lo vede un po' così. Dai, che è nervoso! Dai che è nervoso! Non farti prendere. Vai papi, dai che è nervoso! Giorgio, non farti i giochetti, dai. Sei scorretto! Attenzione, il Magro. Sembra voler passare davanti. Lascialo fare. Nessuno vuole prendere la testa, ma la prende Magro. Il Magro prende la testa. Vediamo un po'. Ha detto basta con i giochetti, il Magro ha preso la testa. Guarda come si fa a fare una volata. Giorgio lo tiene là. Mi sembra che sia adesso prende un po' lungo, di slancio, prende lo slancio sì, e lo passa doppio. L'elastico. Vai Giorgio. Guarda il Magro, guarda che quei 5 metri non glieli prende più. Ma come non prende più? Dai Giorgio! Guardalo! L'ha sì, messo Giorgio, nel sacco! L'ha messo nel sacco! Giorgio, l'ho di recuperare però! Giorgio! Vai Rick Van Magre! Vai! Non è possibile, Giorgio! Ma no, qui c'è qualcosa che non mi torna, Greg! No te l'ho detto! Sì, ma Magro, cos'è sta roba, dai? Lo facevano tutto facile! Altro che 25 come euro, Totò, quattro pedalate e li ripeto. Detto qua mi sembra un albero vittoria di Natale, per distacco. Cioè, pieno di lucine, cioè sarà, non so, andava 80 all'ora sta bici. Sì, ho fatto me. Il punto d'appoggio, stavo altro a ruota, che anziché entrare, no, mi andavi voi via. Voi avete delle visioni, io ve lo dico, ragazzi, cioè io ho fatto tutte le cose regolari, t'ho anticipato là, e non ce l'hai fatta a prendermi la ruota. Tutto però facile. Mi sembra un po' esagerato il gap. Ho visto un successo netto. Socio. Andiamo. Adesso Alan devi castigarlo. Ma già che c'è la finale. Siamo due chiacchiere. Sei ancora? Io non sono tranquillo. Quattro pedalate e li ripiglio.
Alan, se lo mandi a regime a velocità con quel motore lì, ti stacca, devi provare a anticiparlo. Quindi ha un motore sbloccato? No, proprio. Era devastante, andavo a 1200 watt, ma andava via come niente, no. Devi provare a anticipare prima che arrivi in velocità massima, perché sennò... Quindi devo anticipare a partire per lungo? Forza, e sperare che non ti prenda subito. Subito, devi provare a partire subito. Ma faccio un chilometro tra la vita e la morte? No, dall'ultimo giro passi sotto l'arrivo e parti a cannone. Ah. Lo studi, prova a dai un po' di vantaggio, poi la dai secca, sperando che non ti recuperi. Perché se ti prende la scia è finita. Madonna, che figura che facciamo, sì. Ma io non sapevo che andava una moto questo qui. Va bene, dai. Magrini ha l'e-bike che non solo è sbloccata, ma credo che addirittura sia potenziata. In più ha la cattiveria e la sicurezza dell'ultra sessantenne che ha visto la morte in faccia e non ha paura di niente. In ogni caso, una piccola possibilità di potercela fare ce l'ho ancora. Come dice Brambo, devo giocare d'anticipo e sperare che magari qualcosa gli vada storto. Non lo so, è dura. Dai, Magro, dai! E adesso? Maledetto cane vecchio. Primo giro di studio. Allora, gli lascio lo spazio. Tengo la parte alta della pista. Vado a poter sfruttare la discesa, tutti e due. Mago rallenta, Alan parte, Alan anticipa, anticipa e fa il buco, Ale Alan. E questa è una mossa sorpresa. Dai Alan. Dai Alan, dai Mago, tieni alto, non vediamo sport, su. Guarda con che rapporto sta rientrando Magro, ma va che roba. E sembra quasi non sudare, vorrei farti notare questa cosa. No, rientra, no. Magro all'esterno. All'interno. All'esterno, Magro. Ma qua. Qua il motore, però. Testa. Volata finale, dai. Testa. Alan. No, vai, Magro, dai. Faccio finish. No. Sì. Oh. Mi dispiace. Siete venuti a Milano. Che figure. Siete stati umiliati. Dal più vecchio, dal più vecchio, da cane vecchio sa. Pensa a te, ho provato, sono partito lungo, ma... Ma t'ha fatto un recupero che... Ragazzi... Fate che qui vedo tutte le luci accese qua, ciao. Ha fatto la volata con l'e-bike, cioè, Lucio, scusa, fatica, la ci sono delle luci qua, vedi, cioè, delle ma luci. Ma sembra un albero di Natale, vedi, che l'hai spenta adesso, no, Magro. Vedi delle... No, che c'è? L'ha spenta adesso, figurati. No. A me è sembrata una volata meravigliosa, tra l'altro... Questo anche di poco, tra l'altro, cioè, nonostante tutto... Tra le altre cose, è partito a sé, non me l'aspettavo. Ho potuto anticiparti perché metti che ti si inceppa la bici. Non me l'aspettavo, so. Fate una fatica a rientrare di sotto. Per fortuna si è piantato il ragazzo. E ha recuperato nell'ultima curva, perché ho visto, ha respirato. Bravo. Ha fatto l'esperienza, non bravo, è poco da fare. Bravo, complimenti. Sì, bravo, comunque tanto, vorrei dire bravo. Che ufficialmente la prima edizione di questa sfida la vince Eurosport, ragazzi. Va bene, la vince Eurosport. Complimenti, Eurosport. Bravi. Eurosport. Bravi. Eurosport. Cioè, Eurosport. Come festeggiamo? Eurosport. Siamo a Milano? Risotto rosso buco? Decide il mago, io mi fido del mago. Scegliete la zona, perché intanto, insomma... Brera, Navigli. Allora, ve lo spiego, riso in bianco, perché dopo tutta questa fatica... Bisogna mangiare pulito. Pulito, come i veri acqua naturale. Sì, senza... sì, ci credo. Sì. Sì. Perché devi evidenziare sempre i difetti, no, te? Andiamo a mangiare, che è meglio. Vabbè. Adesso si comincia a ragionare, a panza piena... Dopo le sfide, il terzo tempo è sempre la parte migliore. Sì. Ma poi te lo vado a dire, perché abbiamo mangiato subito come la volata che ti ho fatto. Vabbè, il photo finish, dai, l'hai fregato sull'arrivo. Io però, vi confesso, mi è rimasto un po' d'amore in bocca, quindi rilancio per l'anno prossimo, salita, non voglio discussioni. Ah, vuoi fare in salita? No, l'anno prossimo... Voi fate quello che volete. Ci toccherà dimagrire, Magro qua. Magro sempre con la bici power. Vabbè, ci sta. Ha vinto lui, l'anno prossimo vincerò io in salita. L'abbiamo accettato, quindi... Cioè, noi di Eurosport direi che vi abbiamo dato una lezione. Ora, dovete ammetterlo. Ammettiamo. Una lezioncina, piccola lezioncina. Io ci farei un brindisi sopra. Dai, che è la cosa migliore.
Allì. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Come al solito mettete un bel like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando qui. Dio, iscrivetevi. 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 Cliccate e commentate. No, iscrivetevi. No, scrivetevi. Iscrivetevi. Bravo. Salute. Ciao. Salute. Ciao.